Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo dell'illuminazione per l'acquario marino. Come tutti noi sappiamo, la luce in acquario è fondamentale per la vita sia degli animali ma anche delle piante per la fotosintesi clorofilliana. In commercio troviamo lampade di vario tipo. I primi sono proiettori a bulbi HQI, le altre sono neon fluorescenti tubolari T5, T8 e PL che sono curvati e le altre le plafoniere a LED. Prima di elencare tutte le caratteristiche che interessano queste tre tipologie di lampade, ti ricordo che la luce è la responsabile per lo sviluppo di coralli fotosintetici, dello sviluppo dei pesci e degli invertebrati, come ad esempio il riciclaggio dei nutrienti e anche lo sviluppo delle zooxantelle e i fitoplancton. Per ulteriori informazioni sul nutrimento dei coralli e la simbiosi con le zooxantelle ti rimando a questo video. La maggior parte dei coralli presenti nei nostri acquari vive in natura a una profondità molto variabile. L'SPS dai 30 cm ai 5 metri. L'LPS dai 5 ai 10 metri. E i coralli molli dai 15 ai 20. E ci sono differenze ovviamente per quanto riguarda i Kelvin rispetto alla profondità. Per questo vi rimandiamo al video fatto per l'illuminazione dell'acquario dolce, dove saranno spiegati anche la resa di colore e il lumen. Nei nostri acquari invece i coralli si troveranno fra i 5 e i 50 cm di profondità. Sarà nostra abilità quindi trovare i giusti punti di colore e le altezze dove posizionarli. Mi spiego meglio. La temperatura di colore solare, che in natura è intorno ai 5500 gradi Kelvin, che però nei nostri acquari darà un effetto troppo giallognolo, dovrà essere scelta in base al tipo di flora e fauna che alleveremo in acquario. Per esempio, se allevo un acquario di barriera misto, dovrò adottare una tonalità leggermente più blu e fredda, di circa 10.000 gradi Kelvin, rendendo l'aspetto della nostra mini barriera molto più naturale. Se invece vorrò riprodurre un reef che va sui 15 metri di profondità, adotterò lampade che sviluppano 14.000 o 20.000 gradi Kelvin. Per quanto riguarda la quantità di luce presente in un acquario, diciamo che all'incirca la potenza deve essere 1 watt per litro, però ad esempio nel caso specifico di un acquario con pesci e coralli molli può essere anche più modesta, mezzo watt per litro. Per coralli a polipo grande una media quantità e per coralli invece a polipo piccolo invece una grande quantità. Il fotoperiodo quindi, cioè il tempo in cui la lampada è accesa, può andare dalle 8 alle 10 ore. Ricordandosi sempre che i momenti di spegnimento e accendimento devono essere graduali per simulare alba e tramonto. Si possono usare centraline soprattutto nelle nuove plafoniere a LED. Un altro tipo di luce molto importante e sicuramente anche bella da vedere a livello estetico è la luce lunare, caratterizzata da un blu molto scuro e che ovviamente esalterà tutte le fluorescenze dei nostri coralli. Serve soprattutto per quegli invertebrati che hanno le loro fasi di riproduzione durante la notte e alla luce lunare. Andiamo adesso a vedere i pregi e i difetti dei tre tipi di lampade in commercio. Le lampade HQI sono lampade ormai di vecchia generazione, hanno un costo abbastanza esiguo all'acquisto, ma ovviamente un grosso consumo energetico per una resa abbastanza povera. Inoltre riscaldano molto la superficie dell'acqua e questo può essere un bene sicuramente in inverno, ma d'estate rischiano di creare grossi problemi. Si ricorda che la loro sostituzione varia dai 10 mesi a un anno. Le lampade a tubo neon T5, T8 e PL possono essere una valida alternativa all'HQI perché consumano leggermente meno, anche se la loro efficienza energetica non è ottimale. Queste lampade innalzano la temperatura dell'acqua perché irradiano calore e devono essere combinate per avere determinati spettri luminosi. Hanno un prezzo all'acquisto molto basso, ma purtroppo devono essere sostituite una volta ogni 6 mesi. Le plafoniere a LED sicuramente sono una scelta ottimale, ma si ricorda che la spesa iniziale per l'allestimento di un acquario usando queste lampade è di anche 2.000 euro. Quindi sicuramente sarà una forte somma, ma ricordatevi che i consumi energetici saranno molto ridotti.
Vi ricordo anche che le lampade a LED non riscaldano la superficie dell'acqua. Inoltre, le plafoniere LED riescono a risaltare maggiormente i colori fluorescenti dei coralli e sono generalmente già combinate per tutti gli eventuali spettri e gradazioni Kelvin. Spesso sono dotate di centraline che riprodurranno alba, giorno, tramonto e fasi lunari e una volta acquistate, se di buona qualità, non dovranno essere cambiate. Questo in teoria perché in pratica dipende dall'efficienza di raffreddamento dei LED. Quindi, in pratica, se un LED è raffreddato in maniera giusta e corretta, avrà una lunga vita. Se un LED è raffreddato male o assolutamente non raffreddato, ovviamente tenderà a bruciarsi. Se volete maggiori informazioni per quanto riguarda la chimica dell'acqua o i principi di base per l'allestimento di acquari marini, vi consiglio la playlist italiana dedicata. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Mettete mi piace e aggiungete un commento qui sotto per ulteriori informazioni. A presto con grandi novità e iscrivetevi al canale. Grazie!